Buongiorno ragazze, come state? Io sono in cucina, sto facendo colazione. Stamattina sto cercando di nuovo di rifarmi la bevanda questa qui, adesso ve la mostro. Sto cercando di berla di nuovo, dato che io sono negata con queste cose qui, non la vorrei buttare. Mi sto facendo questa qui, vediamo un po'. E niente, mi sono fatta già lo zoro, adesso faccio colazione. La cucina ce l'ho metà sistemata perché ieri sera mi sono lavata i piatti, sono vestita, mi sono messa la vestaglietta che sto morendo praticamente di freddo. E niente, adesso faccio colazione, i capelli già me li sono sistemati, mi devo andare a dare una truccata e devo uscire perché mi manca il detersivo in polvere. Ieri ho finito anche l'acido gentile e niente, adesso ragazzi io faccio colazione e noi ci rivediamo dopo. Allora ragazze, buongiorno, sono in bagno, mi tolgo la vestaglietta che mi devo truccare, aspettate così l'appoggio qui, non vuole cadere. Allora incominciamo, mi metto così. Vado a mettere, non metto chissà che cosa, abbasso questo perché non lo vorrei sporcare. Allora, vado a mettere un po' di correttore molto velocemente, ragazze, mi devo toccare perché devo uscire. Mettiamo questo qui. Allora ragazzi, ho messo questo correttore qui, adesso vado a mettere questo fondotinta qui che io ho preso al Conad ed è della Mary Beam, avete capito? Questo qui ed è molto chiaro, ci sono tante colorazioni e devo dire che mi piace. Poi è a colorazione del mio viso, non sembra manco che vado truccata. Quanto è chiaro? È molto chiaro. Ne basta poco poco. Adesso lo stendo e vengo da voi. Ecco qui ragazze, e color pelle, non si vede la differenza. Adesso voglio mettere un po' di blush, devo toccare molto velocemente perché è già tardi. Andiamo a cercare un pennello. Ho perso una cosa. Io perdo le cose. E poi le leggevo sotto. Vado a mettere un po' di blush dell'Essence. Questo lo trovai nel calendario dell'avvento di 2 anni fa. E ancora ce l'ho. Mi piace che non è ID. Messo ragazzi, vedete, è molto leggero, non sembra,
così intanto tolgo anche cose che non servono. Vado a tamponare con la cipria che è caduta e si è rotta, però finché ce l'ho la metto. A posto, ci abbiamo messa. Adesso andiamo a mettere un po' di matita. Torno da voi. Eccomi qua ragazze, ho messo la matita nera, solo matita nera, senza ombretto. Vado a mettere un po' di matita bianca dentro l'occhio. Matita bianca e adesso andiamo di mascara. Eccomi qua ragazze, mi sono truccata gli occhi, non ho messo niente, solo un po' di matita nera sopra e un po' di matita nera, cioè di matita bianca sotto dentro l'occhio. Adesso andiamo a mettere un po' di rossetto e mi metto gli occhiali perché se non vedo una cippa. Metto il rossetto a e mi vado a fare le labbra. Ci metto 5 minuti, vediamo un pochino. Sì, ma non metto rossetto io, metto un po' di burro di cacao, che non mi piace. Mettiamo il rossettino. Mettiamo il rossetto, mi serve la matita però. C'ho solo questa matita, bisogna che me ne prenda qualcun'altra.
Mettiamo il rossetto e torno da voi. Come rossetto vado a mettere questo, il Lalabello, che mi piace un sacco. Allora, aspettate, fanciulle mie. Eccomi qua, ragazze. Fatto trucco, ve lo faccio vedere. Trucco fatto. Questo fondotinta mi piace tantissimo perché non si vede per niente. Vedete, non vede, si vede la differenza. Io qui non ne metto fondotinta, non mi piace, sennò poi sporco troppo le magliette. Adesso sistemo qui dentro velocemente, vado a fare un letto e poi si esce. Eccoci qua, ragazze, stiamo andando a Conad a fare, cioè a prendere i detersivi, no, a fare la spesa, a prendere i detersivi. E niente, fanciulle, qui è tempo quello che vedrete nel video, bellissimo, senza sole. E niente, ci vediamo dopo. Buongiorno ragazze, come state? Allora, benvenute prima di tutto in questo video. Niente, qui vedete alcune clip precedenti di cui io mi trucco, vi faccio vedere la mia giornata. Questa invece è il giorno dopo. Qui stavo andando a fare colazione, mi facevo il mio orzo e niente. E come bevanda andavo a fare una bevanda vegetale. Qui mi stavo prendendo l'emogermina, perché sono stata male con la pancia e me la prendevo per praticamente tenere, per rimettere in sesto la pancia. E niente, e mi andavo a riscaldare un po' di bevanda, perché a me fredda sinceramente non piace, e mi vado a fare un po' di cappuccino, la andavo ad aggiungere il mio orzo, facevo colazione con le fette biscottate. Dopodiché, finito di fare la colazione, mi sono messa e mi sono lavata i piatti. Avevo anche quelli della sera, perché sinceramente la sera mi fa freddo e non tanto ho voglia di lavarli. Allora li lascio la mattina, tanto non mi dà fastidio. E niente, così lavavo sia quelli della sera e sia quelli della mattina. E niente, dopo finito di avere fatto colazione mi sono andata a pulire le vongole. È un po' fastidioso quello che il procedimento delle vongole, però facendo questo procedimento le vongole si toglie tutta la sabbia che hanno dentro. E niente, dopo aver pulito le vongole, averle lavate, aver fatto tutto quello che dovevo fare, le ho messe in una ciotola con l'acqua e 3 cucchiai di sale, le ho fatte lì per spurgare un pochino tutta la sabbia che loro hanno. E niente, nel frattempo mi sono puliti 2 cassetti in cucina, che non si capiva più se c'era il mondo lì dentro. Mi sono pulito prima il cassetto dove ho le posate, e praticamente io, ragazze, quando pulisco i cassetti mi lavo anche tutte le posate che ci stanno dentro, perché
essendo nei cassetti certe volte non li usiamo tutti, si crea la polvere e loro si riempiono di polvere. E io praticamente mi lavo prima il mio bel cassetto bello pulito pulito, l'ho lavato e l'ho pulito con un po' di ace candeggina e qui la spruzzo praticamente lo scrassatore. E invece il cassetto l'ho lavato perché è in legno, l'ho pulito con lo scassatore dell'Alba che mi ci trovo benissimo. Dopodiché mi sono lavata tutte le stoviglie, prima tutti i cucchiaini, poi tutte le forchette, poi tutti i cucchiai, insomma tutto quanto bello pulito pulito. Dopodiché sono passata al secondo cassetto dove lì ho praticamente tutta la roba dove faccio i dolci, dove cucino, cioè al secondo cassetto tutto mio dove c'ho le cose che mi servono per cucinare praticamente. E niente, sono andata a pulire anche quest'altro cassetto, poi da lì sono passata in camera da letto a rifarmi il letto. Ho rifatto solo il letto, ho dato solamente una riordinata così veloce generale, non vedrete né spazzare né lavare né spolverare perché avevo già spolverato il giorno prima. E niente, sono ripassata di nuovo in cucina e ho praticamente preparato il pranzo. E niente, preparando il pranzo ho fatto spaghetti con le vongole, ragazze. Da quando ho scoperto questa ricetta con le vongole a bianco non le faccio più col sugo. E niente, adesso ragazze io vi lascio il video, spero che ci siamo fatti compagnia a vicenda. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Infatti questo video lo dividerò, non vedrete il continuo della cucina del pomeriggio perché risulterebbe molto lungo, se non voi poi mi inseguite di dietro. E niente, e adesso metto questo video e io vi mando un bacio grande grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Thank you.
Buongiorno ragazze, allora io sono in cucina, mi sono pulita tutto questo cassetto, me lo sono pulito tutto quanto, l'ho levato proprio perché per me pulire un cassetto è toglierlo proprio. L'ho tolto, me lo sono pulito tutto quanto, dalla parte di dietro, dalla parte di davanti, di fianco, e poi mi sono andata a lavare tutte le posate, sono andata a lavare questi, sono andata a lavare tutti questi coltelli, sono andata a lavare tutti i cucchiai, sono andata a lavare tutte le forchette, i cucchiaini e tutto questo qui. Come sapete la mia cucina è antica, non sono di quei cassettoni grandi, che se ci avessi quei cassettoni grandi sarebbe fantastico. Io sono abituata che quando levo tutto devo lavare tutto, anche le posate, perché anche sulle posate si poggia la polvere. E anche quelle non usate bisogna lavarle, ogni tanto bisogna lavare tutto, bisogna lavare le pentole, bisogna lavare tutto quello che c'è, perché la polvere si appoggia anche dentro. E io ho fatto questo bel lavoro oggi qui, ma tocca andarmi a fare questo bel lavoro qui. Qui non devo lavare niente, ma devo riordinare perché non si capisce una mazza. Sistemare quest'altro cassetto, vedo un po' di fare un po' di cambiare qualcosina, vediamo. Io adesso mi metto all'opera, faccio questo cassetto finché laggiù le mie vongole spurgano, perché oggi andiamo a mangiare spaghetti con le vongole, ci è venuta sta smania oggi. E niente, io il labbro anche gonfio perché ieri me lo sono morsicato, credevo che era pane, me lo sono morsicato, e adesso vado a fare questo muretto qui. Allora ragazze, altro cassetto pulito, qui io c'ho tutto quanto, il libro delle ricette, tutte le cose che mi servono per cucinare, per fare i dolci, tutto qui, perché ragazzi i cassetti prima erano piccolini. Qui ho messo i pennelli, quella che gira per fare la pasta, insomma tutto, ho sistemato tutto, il primo e il secondo cassetto ragazze. Eccomi qui, c'è una caramella per la gola.
E allora ho pulito i due cassetti, ma sono tutti puliti perché quelli due di sotto li avevo già fatti. Lascio le bombole, passo in camera da letto e mi faccio il letto. Gli vado a mettere un po' di olio. Sono tante. Un po' di olio. E gli vado a mettere uno spicchio d'aglio, così si insapora. Accendiamo. Gli vado a mettere uno spicchio d'aglio e lo facciamo rosolare. L'olio comincia a friggere, vado a inserire le vongole. Facciamo schiudere. Qui ho preparato già l'acqua per la pasta per fare gli spaghetti. Mettiamo anche lei a cucinare. Intanto io mi preparo anche il prezzemolo da affettare, oggi mangiata così. E così abbiamo anche l'acqua per gli spaghetti. Adesso ragazzi sistemo lì e ci vediamo fra un po'. Ragazzi, vado a togliere le vongole che si
sono aperte tutte quante. In questo sughetto ci andrò a mettere poi gli spaghetti che andrò a cucinare. Adesso tolgo prima tutte le vongole. Qui dentro andremo a mettere gli spaghetti e li cuoceremo in questo bel sughetto. Ma lo spengo un attimo. Ok, allora questo è pronto. Ma le vongole le mettiamo da parte insieme al prezzemolo e cuciniamo gli spaghetti. Questa è una cosa. Allora, le vongole sono qui e adesso mi vado a spezzare gli spaghetti. Sono caduti tutti, vabbè, non li riprendo. Mo li riprendo. Ragazzi, ho buttato già gli spaghetti, eccoli qua, mi sono scordata di riprendere, li ho buttati adesso, ho messo un po' di sale e mo li faccio cuocere. E poi li vado a inserire qui dentro e vado a mettere un mezzo di acqua di cottura e li faccio cuocere. Dopodiché li vado a inserire le vongole, prezzemolo e pepe, li facciamo amalgamare tutto, insaporire. Il piatto è pronto, molto molto semplice.